Qui davanti alla Corte di Cassazione, alla consegna delle firme, incontriamo Filomena Gallo e le chiediamo ovviamente come è andato il congresso dell'Associazione Radicale Luca Coscioni, che si è appena concluso e si è svolto ad Orvieto. Ma sicuramente un congresso con un bilancio positivo, nonostante il momento particolare in cui ci troviamo. Sono state identificate nuove possibilità di azione e le priorità, tutte scandite in modo preciso, partono dai temi della libertà di ricerca scientifica e dall'ultimo deposito che abbiamo fatto presso la Camera dei Deputati delle firme sulla proposta di legge per la legalizzazione dell'eutanasia. Quindi il nostro impegno adesso sarà ancora maggiore affinché non sia una delle tante proposte di legge che giacciono lì e non vedono mai la luce. E il coinvolgimento anche della parte parlamentare in risposta a questo congresso è stato pregnante, c'è da dire, pregnante, sì. Poi c'è stato un rinnovo di alcune cariche, il nuovo copresidente Michele De Luca, un nome che non ha bisogno di una presentazione perché nell'ambito scientifico è conosciuto a livello internazionale, è stato introdotto tramite lo statuto anche il Collegio per i Revisori dei Conti con 3 membri che sono stati eletti durante l'assemblea. È importante rilevare anche la partecipazione di persone che per la prima volta si sono avvicinati a noi durante la campagna di raccolta firme per la proposta di legge per la legalizzazione dell'eutanasia, partecipazione che non si è limitata soltanto alla campagna ma è diventata comunque costante e oggi avremo dei nuovi soci dell'Associazione Luca Coscioni che cammineranno con noi per questa strada che si propone di portare a casa risultati affinché la libertà di ricerca scientifica nel nostro paese sia effettivamente applicata, osservata, ma uscendo anche dai confini nazionali e arrivare fino a quelli mondiali. Il prossimo appuntamento sarà quello del Congresso Mondiale per la Libertà di Ricerca Scientifica che si terrà dal 4 al 6 aprile 2014 qui a Roma. Tra gli argomenti di questo congresso anche un dibattito sulla sperimentazione animale, ci sta una direttiva europea che deve essere attuata e qualche modifica che si vuole inserire forse più restrittiva o più estensiva a seconda dei punti di vista. Ecco, come è stato questo dibattito su questo argomento? Ma c'è una direttiva europea comunitaria che è stata non recepita e questo è il problema. E lo spirito della direttiva comunitaria 2010/63 è di tutela sia dell'ambiente animale che della ricerca, così come è stata impostata ed è arrivata al recepimento da parte di molti paesi membri, contempera entrambi le tutele. In Italia però è stata completamente disapplicata ed è stata recepita in modo distorto. Certo, il nostro paese in questo momento è sotto la lente anche sui recepimenti delle direttive comunitarie, ciò non esclude che potremmo avere una sanzione per cattivo recepimento. La direttiva comunitaria che riguarda la sperimentazione animale è legge recepita nel nostro ordinamento, mancano i decreti attuativi. Noi nella mozione congressuale abbiamo ribadito l'impegno affinché quella direttiva sia rispettata e sia fatta anche corretta informazione. Si è fatta corretta informazione come è stata fatta lì nell'ambito del congresso, c'è stata una sessione dedicata alla sperimentazione animale che porta il punto su un altro aspetto. Qui non ci sono persone che sono contro gli animali, i carnefici che si occupano di vivisezione e altri che invece sono per la tutela degli animali. Noi abbiamo delle norme da rispettare che prevedono già la tutela
in determinati casi quando questi animali vengono utilizzati per la sperimentazione. Cerchiamo insomma di fare corretta informazione affinché la conoscenza possa far decidere in modo corretto, e riteniamo che quella direttiva comunitaria, che già prevede anche la ricerca di metodi alternativi con un ricorso graduale qualora si arrivi anche a questa decisione che possa essere sostituito questo tipo di sperimentazione, è previsto nella direttiva. Come è stata recepita la direttiva in Italia non è previsto. C'è da precisare che la stessa direttiva comunitaria prevede dei comitati etici per ogni gruppo laboratorio di ricerca, che deve valutare se quella sperimentazione deve essere fatta su quel tipo di animale e non esiste un metodo alternativo. Quindi la tutela è a prescindere. Vi è una forma anche di monitoraggio. Recependo la direttiva così come è stata recepita, questa parte della direttiva è stata completamente cancellata, e allora si ritorna in azione affinché vengano rispettate le norme. È bene che sia chiaro questo passaggio. Poi inoltre nella mozione generale sono stati ribaditi impegni importanti che riguardano la vita delle persone che stanno il più delle volte lì a chiedere tutele, chiedere affermazione di diritti più che tutele, ma la risposta che si ha dai vari governi è un rimandare. Mi riferisco all'aggiornamento dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, del nomenclatore tariffario che ferma il 1999. Ogni ministro va via con il buon proposito di aver firmato un documento che però non porta da nessuna parte perché mancano le fasi successive. Bene, i malati, le persone non vogliono più attendere, hanno il diritto di esigere i loro diritti immediatamente, e forse di questo bisognerebbe tenerne anche maggior conto anche all'interno del governo e all'inizio di ogni legislatura prevedere immediatamente quelle riforme che servono alle persone. Grazie a Filomena Gallo.